Compagni e compagni, vi porto il saluto delle lavoratrici e dei lavoratori di Fiat Auto e dell'indotto di Pomigliano d'Arco, che in questa splendida giornata sono in prima fila a sostenere le rivendicazioni e le iniziative della nostra Confederazione. Lo facciamo con convinzione, perché crediamo che solo attraverso un profondo cambiamento delle politiche economiche e sociali del nostro Paese troveremo le risposte giuste ai bisogni dell'oggi e alla domanda di solide prospettive industriali e occupazionali. Trovo profondamente ingiusto, ancora di più dopo questa straordinaria mobilitazione di oggi, che la CISL e la UIL non abbiano deciso di affidare la parola finale sulla riforma contrattuale ai lavoratori. La democrazia è l'elemento fondamentale della nostra Costituzione e i lavoratori chiedono che questa venga esercitata sempre, poiché le decisioni che riguardano la loro condizione ed il loro futuro devono essere votate e decise dagli stessi. La democrazia non può fermarsi ai cancelli delle fabbriche, perché quando ciò avviene la democrazia stessa ad essere colpita e ferita. Credo sia giunto il momento di fare, come CGIL, della democrazia nei luoghi di lavoro il primo punto della nostra iniziativa, anche proponendo una legge di iniziativa popolare in risposta all'autoritarismo di questo governo e all'arbitrio di CISL e UIL. I lavoratori rivendicano sì un nuovo modello contrattuale, ma capace di un recupero reale del potere di acquisto dei salari e di valorizzare il lavoro umano sul piano dei diritti e delle professionalità. Solo in questo modo si potrebbe cominciare a porre rimedio ai danni causati da scelte politiche e orientamenti patronali sbagliati e ingiusti. Con l'ultima riforma contrattuale, invece, i lavoratori saranno inevitabilmente più poveri, perché si programma la riduzione dei salari e si riduce drasticamente la contrattazione. Ma adesso è sopraggiunta questa crisi. A noi a Pomigliano la stiamo subendo duramente. Sono già 23 le settimane di cassa integrazione che da settembre abbiamo dovuto effettuare. Tante altre purtroppo ce ne attendono, senza che ad oggi si abbia uno straccio di idea su come uscire dalla crisi dello stabilimento. A tutti noi, compagni, sembra veramente ingiusto che a pagarla debbano essere sempre i soliti noti, i lavoratori. Basti pensare che da una indagine condotta nella nostra fabbrica circa l'80% dei conti bancari dei lavoratori mostrano segno negativo. Il momento di profondo malessere della società, il governo dovrebbe garantire equilibrio ed equità sociale. Invece, forte della propria tradizione liberista e fascista, fa picchiare i lavoratori che scendono in piazza per difendere il proprio posto di lavoro, come è capitato a noi di Pomigliano, e continua a dare ai ricchi a discapito delle classi meno abbienti. Da questa piazza si leva forte il grido di centinaia di migliaia di lavoratori che chiedono a questo esecutivo di cambiare rotta una volta per tutte. Dopo tanti decreti ad personam, caro Berlusconi, se ne faccia uno per i lavoratori, che aumenti l'indennità della cassa integrazione, riportandola all'80% del salario, e prolunghi la durata di quella ordinaria. Servirebbe a rassicurare quanti, come noi di Pomigliano, vedono giorno dopo giorno avvicinarsi la scadenza della cassa integrazione ordinaria. E giustamente temono il ricorso a quella straordinaria, per i rischi di licenziamento che porterebbe con sé. Una proroga dei termini, quindi, che porti la ordinaria da 52 a 104 settimane,
permetterebbe di fare uscire le aziende dalla crisi, garantendo i livelli occupazionali e dando tranquillità a tutti quegli uomini, a tutte quelle donne che si ritrovano a pagare una crisi provocata da altri. In questo momento, compagni, è necessario che ognuna si assuma la propria responsabilità. Al dottor Marchionne, che in questi anni ha ottenuto risultati positivi grazie a noi lavoratori, voglio dire che questo è il momento di dimostrare di essere all'altezza del suo compito, garantendo innanzitutto il mantenimento degli impegni a suo tempo assunti pubblicamente, in primo luogo con il Presidente della Repubblica, sul rilancio dello stabilimento di Pomigliano e di tutti quelli del gruppo. Un primo segnale importante sarebbe quello di sedersi subito ad un tavolo di trattative con governo e parti sociali e dire una volta per tutte come intendi uscire da questa crisi. Noi lavoratori non potremmo in alcun modo avallare progetti di ridimensionamento dell'industria automobilistica italiana, perché questa rappresenta un patrimonio dell'intera nazione da cui ripartire per uscire dalla crisi. Incalzeremo con forza il governo italiano affinché, così come avviene nei maggiori paesi della Comunità Europea, sostenga concretamente il rilancio della Fiat, vincolando tale sostegno all'obiettivo di non perdere un solo posto di lavoro e di garantire tutti i siti industriali. Compagni e compagni, i lavoratori di Pomigliano sanno di poter contare sulla CGIL per il riscatto del Mezzogiorno, per combattere la criminalità, per affermare il lavoro come strumento di libertà. Viva i lavoratori, viva la FIOM, viva la CGIL!